Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi parliamo dell'MSI Artemis 323CQR, un monitor che mi è stato mandato grazie a pcgaming.it da mamma MSI per farci una recensione. È un monitor da gaming, ma che presenta tante cose dannatamente interessanti. In questa recensione esprimerò precisamente il mio pensiero e quindi sia che dica qualcosa di positivo che qualcosa di negativo sappiate che è tutta farina del mio sacco, a partire dal design di questo monitor. Già durante l'unboxing che vi ho fatto vedere in un video precedente, e lo trovate praticamente tipo qui, il monitor si presenta in una maniera splendida, con una parte che è praticamente un magnete per le impronte e per la polvere nella parte posteriore perché è lucida, però c'è una bella trama simil, sapete, fibra di carbonio, comunque, non lo so, spazzolatura sul retro, che mi è piaciuta davvero tanto. La base, che pesa 3 kg e tutto il monitor poi verrà a pesare 12 kg, è solida, è metallo solido, vi permette oltretutto di alzare il monitor, abbassarlo, vi permette di girarlo sull'asse orizzontale, vi permette di inclinarlo avanti e indietro e non vi permette però di girarlo praticamente verticalmente. Perché? Perché è un monitor curvo. Artemis è decisamente un riferimento alla dea romana Artemide. Fidatevi di me, ho fatto il classico. Quindi la dea della caccia, e allora si parla di un monitor estremamente veloce. Stiamo parlando di un monitor che riesce a raggiungere i 165 Hz di refresh rate. Dal nome possiamo evincere altri particolari. 3-2 è praticamente il polliciaggio della diagonale del monitor, quindi è un monitor da 32 pollici. 3C, sincero, non so cosa significhi, credo sia una classificazione per dire che è curvo, con un grado di curvatura di 1000R. Abbiamo poi il QR, che sta per Quad HD Resolution. Infatti il monitor ha una risoluzione massima di 2560x1440. Il monitor presenta una porta DisplayPort 1.2, due porte HDMI 2.0 e una porta USB-C che può essere utilizzata al posto della porta DisplayPort, che può essere utilizzata per caricare il vostro smartphone con una potenza fino a un massimo di 15 watt. C'è anche un jack per le cuffie, ci sono due porte USB di tipo A e una porta USB di tipo B. C'è il FreeSync Premium, HDR 400, ma appunto questo è un monitor da gaming, e tante altre piccole tecnologie che io ho trovato decisamente interessanti, come ad esempio il fatto di avere un sensore della luminosità proprio davanti, così da andare appunto a regolare l'intensità della luce del pannello, così da non dare fastidio ai vostri occhi magari in un ambiente dove ci sia poca luce. È un pannello VA con un millisecondo di risposta MPRT, e sinceramente parlando io ho avuto brutte esperienze con alcuni VA in cui se veniva utilizzato l'overdrive c'era l'inverse ghosting, oppure ghosting invertito. Non so se voi sapete che se i pixel non hanno un buon tempo di risposta, molte volte se un personaggio cammina sullo schermo si lascia dietro la scia. Se invece il pannello ha comunque un buon tempo di risposta e si va a sovraccaricare il pixel con una procedura chiamata overdrive, succede la stessa cosa, ma non perché il pannello sia troppo lento, ma perché il pannello è troppo veloce. Sono i misteri della fisica questi. Ad ogni modo, il pannello VA che MSI ci presenta mi è sembrato più che ottimo. Io davanti a me ho un EOS 3440x1440 e riconosco che in effetti è meglio del mio dal punto di vista dei colori, dal punto di vista della risposta dei pixel. E nulla, è semplicemente un ottimo monitor che potete collegare al vostro PC se volete giocare, e potete anche collegarlo alle console, perché una volta collegato alle console capperà la risoluzione a 2K, quindi QHD 2560x1440 con refresh rate di 120 Hz, appunto per poter giocare da console in tutta comodità. Ci sono delle criticità riguardo questo monitor? Fondamentalmente io non ho trovato grossissimi difetti, ci sono più che altro delle preferenze che io ho in fatto appunto di pannelli. Ad esempio, se devo usare questo pannello al PC,
preferisco una risoluzione più alta. Questo è stato il mio primo pensiero. 32 pollici su risoluzione QHD, beh, sono troppi fondamentalmente. C'è una densità di pixel davvero scarsa, però attenzione, per la mia abitudine, perché io quando lavoro al PC, come ho detto, ho un monitor 3440x1440 e ho un monitor 4K, diciamo più o meno a 50 cm di distanza, e la densità di pixel in più aiuta a godersi meglio videogiochi, a godersi meglio un video su YouTube, a godersi meglio le immagini che si trovano su internet. Ma poi ci ho pensato e sono arrivato alla conclusione che questo monitor è praticamente un monitor concettualmente perfetto. Il 2K non è una risoluzione ancora superata, specialmente ad un refresh rate di 165 Hz, però è una risoluzione che può essere giocata anche con schede grafiche abbastanza vecchie. In un periodo in cui le schede stanno tornando in questo momento, magari qualcuno con una 2070, una 2060 potrebbe trovare interessante questo monitor, anche perché il refresh rate di 165 Hz viene mantenuto anche quando si abbassa la risoluzione. Quindi voi potete giocare in QHD e Full HD a 165 o 144 Hz, che non è affatto una cosa da ignorare, anzi, bel tocco MSI. Interessante e comodo poi il joystick posto sulla parte posteriore del monitor, che vi permette di entrare nel menu e di poterlo personalizzare come davvero volete. Io molte volte, avendo creato dei profili colore molto personali, avevo difficoltà a magari fare il color grading sul mio monitor IPS e trovare delle differenze su questo monitor. Certo, poi si notano le differenze, ma se volete magari registrare un video non come questo, perché questo video è registrato in log, attenzione, non, e dovete fare color correction dopo, potete in effetti lavorare senza avere paura di andare a rovinare l'immagine, quindi tanta tanta roba. È comunque un monitor da gaming, perché HDR400 non ha una luminosità in nits talmente alta da permettervi di vedere un'enorme gamma dinamica nelle immagini. Ad ogni modo si comporta egregiamente per quello che fa. Voi sapete, a me piace sempre contestualizzare i prodotti e sono abbastanza convinto che un monitor di questo tipo possa fare gola e possa fare comodo a una pletora di persone. Appunto, chi gioca al PC e ha una, magari una scheda video della serie RTX 2000, e ok, io gioco con una 2080, riuscivo a giocare in 2K 144 Hz, con la 3080 praticamente ci maxo i giochi con questa risoluzione e riesco a maxare il frame rate in giochi competitivi. Però attenzione, se invece avete una, non lo so, una 1080 1080 Ti, potrebbe tornarvi utile il fatto di abbassare la risoluzione, e se avete poi una console potrete tranquillamente collegarla e magari stare un metro più lontano dallo schermo e non notare il fatto che su una diagonale così grande la densità di pixel è un pochettino inferiore rispetto a un 4K o un ultra wide QHD. Il monitor ha anche un ottimo stand per le cuffie. Io non l'ho mai utilizzato nella vita reale, lo stand per le cuffie, ma una volta che ti ci abitui, beh, comincia ad essere brutto non utilizzarlo, perché adesso non so più dove appoggiare le mie cuffie. Questo è estremamente comodo. Ci sono i LED RGB sul retro per fare più FPS? Diciamo che non sono così luminosi, anche se mettete il monitor con la parte posteriore verso un muro non vedrete una bella luce proiettata, ma in una stanza totalmente scura potrete sicuramente scorgere un pochettino di effetti di luce. L'Artemis 323 CQR supera il test a pieni voti? Non proprio, devo essere sincero che mi aspettavo per questo pannello un prezzo un po' inferiore. Al momento della registrazione su Amazon si trova a 499 euro, perché è in sconto. Se il prezzo base fosse stato di 500 euro e magari qualche volta fosse sceso a, non lo so, 399 o 389 euro, sarebbe stato davvero un ottimo pannello per una marea di utenti. Sinceramente parlando, per quel prezzo ci sono delle alternative che forse hanno dei colori migliori, perché sono IPS e che vi permettono non solo di giocare ad un alto refresh rate e con un solo millisecondo di risposta, ma anche di lavorare al PC, perché un monitor, avere due monitor fondamentalmente, se streamate, ok, hanno più che senso, perché da una parte avete il
software, da una parte avete le cose che streamate, se dovete solo lavorare col PC, avere un monitor magari che vi permetta di giocare e un monitor che vi permetta di fare color correction come farò io in video, è una bella rottura di scatole, perché bisogna passare il file da un monitor all'altro, sapete, quelle cosine là. Diciamo però che l'MPG Artemis fa tutto e lo fa in maniera più che discreta, direi anche buona, devo essere sincero, perché non ho sentito assolutamente la mancanza in queste 2-3 settimane che ho provato il monitor, del mio monitor personale, perché una volta che fai l'abitudine alla risoluzione, ok, riesci, e non ho sentito la necessità di dover utilizzare per forza il mio monitor da lavoro per fare appunto alcuni lavori di editing video. Quindi ragazzi, la scelta è la vostra. MSI vi porta un buon prodotto sul mercato che magari, se fosse prezzato un pochettino meno, sarebbe stato meglio, ma che fondamentalmente accontenta sia PC gamers sia console gamers e anche chi fa editing video, senza andare però a stravolgere o a ritoccare troppo i colori. Che vi devo dire, mi è piaciuto davvero tanto, i monitor curvi sono tanta roba, e non sarebbe male magari provare un altro monitor da parte di MSI, magari con la risoluzione più alta e con un refresh rate sempre alto, magari non lo so, un 4K 120Hz, io ho la 3080, forse riusciamo a spingerlo in 4K, dai MSI. Dai. Ciò detto, in descrizione c'è un link affiliato se volete acquistare il monitor. Credetemi, è EG approved, è molto divertente utilizzarlo. Non vi dico che è più fluido di un monitor a 144Hz, io non ho notato assolutamente nessuna differenza. Ma ehi, se giocate su un pannello a 60Hz, passare da 60 a 165, porca miseria che salto. Detto ciò ragazzi, io vi invito a dirmi la vostra. Cosa ne pensate del monitor? Vi piace? Le sue caratteristiche sono di vostro gusto? E vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, vi piace questa inquadratura, vi piace il modo in cui ho registrato questo video. Sto cercando di dare un tono molto più professionale al canale, perché mi piace innanzitutto, e poi perché spero che il tutto sia più godibile per voi. Grazie mille e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.